E siamo arrivati alla conclusione di questo campionato. Buongiorno a tutti. Fiorentina che non ha più niente da chiedere, ultima giornata. Torino che sarà con un orecchio a cosa farà il Milan con la Spal. Bisogna sperare che pareggi o perda, e noi chiaramente vincere, ma la vedo dura. La vedo dura che sperare che il Milan perda o pareggi con la Spal. Andiamo avanti, vada come vada, siamo arrivati secondi. Un grandissimo campionato e quindi bisogna onorarlo fino alla fine. Andiamo. Peccato, su 13 partite utili consecutive che non perdiamo, ci è andata male quel pareggio su 13 partite che abbiamo fatto, perché bastava vincere quella, oggi vincere e saremmo stati campioni. È stato veramente un grande peccato. Ecco qua, grande coreografia per salutare l'ultima partita del Torino di questo secondo campionato anomalo. Battistuta, Galli, mamma mia. Andiamo, dai. Si comincia. Paolo Poggi, Fusi, Falcone, Annoni. Sbaglia tutto Annoni, poi Battistuta, attenzione, attenzione alla viola, mamma mia. Sergio, pallone in avanti, sbagliato, Carnasciali, Di Mauro, largo, Essenberg, Orlando, attenzione Gabriel Battistuta, mamma mia. Francescoli, pallone a Osio, allunga per Paolo Poggi, pallone a Francescoli, parte il tiro e la parata di Magnini. Riparte ancora la viola per Robby, Luppi, Effenberg, ancora Battistuta, attenzione a Ciccio Baiano, subito raddoppiato e poi pallone innocuo, Galli. Subito Toro, Corraosi, la gira bene qui per Paolino Poggi manovra, tocca per Vieri, viene chiuso, riparte la viola di Mauro, Laudrup, Battistuta, fermato, bravo Annoni, ancora Francescoli, bravissimo, pallone Osio, Fortunato, Bobo Vieri, attenzione, Scilacca Bomber, tiro e paramagno. Rilancia Magnini, Francescoli, la mette giù, Luppi, palla Orlando, la gira in direzione di Carobbi. Ancora al centro, Effenberg, fermato, ancora la viola di Mauro, largo. Carnasciale, attenzione, mette in mezzo, recupera Fortunato. Francescoli, pallone Osio, tocca in direzione di Paolo Poggi, poi fa andare male il pallone, ancora Fiorentina, Battistuta, Laudrup, Baiano, Ciccio Baiano, attenzione al tiro, il palo, Battistuta, gol. Chiaramente la palla doveva finire sui piedi dell'attaccante, guardate. Non è che poteva andare dritta la palla, no, va proprio sui piedi di Battistuta. Luca Fusi. Io non ho più parole, veramente. Daniele Fortunato. Palla lunga verso Bobo Vieri. Ancora pallone a Torino, Sergio. Francescoli la stoppa, avanza, parte il tiro, grande parata di Magnini, facciamo. Francescoli, pallone in mezzo, gira Fiorentina, Di Mauro, Pioli, Mannini, Laudrup, Carnasciali,
Pallone indietro. Cannasciali. Fiorentina che chiaramente ci tiene a chiudere il campionato bene, ha fatto abbastanza un buon campionato, quindi Sergio Fusi, pallone ancora da questa parte, ancora Luca Fusi, manovra il Toro, palla Bovolieri, tocca in mezzo per Fortunato, fa partire da dentro, ancora Mannini. Torino che non ci sta a perdere, c'è ancora una piccola speranza di scudetto, ma direi che secondo me non si, il Milan ne farà 3 o 4 alla SPAL, giustamente, perché è anche più forte. Annoni, pallone a Osio, palla a Fusi, Fusi avanza, parte il tiro, mamma mia, forte. Poi gli striscioni in straniero, veramente qualcosa di inguardabile. Pioli, squadre italiane con gli striscioni scritti in inglese. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Pioli, indietro, Mannini, lancio in avanti, Sergio, Effenberg, dai, Parodi, niente, lo script dice così. Guarda, non si riesce a giocare, non si riesce a fare nulla, nulla, sembra il Pescara. Palla in mezzo, attenzione, ancora colpo di testa. Ancora Torino, subito in avanti, dai, andiamo, andiamo ragazzi. Pallone a Poggi. Fa andare a Noni, lunga. È lunga, è lunga, è lunga, è lunga, è lunga. Attenzione, bravo Fusi, Osio, ancora Bobovieri, palla ancora da noi, poi Paolo Poggi, e c'è il gol, arriva il Toro, bravissimo, passa la squadra, 1-1. Finisce il primo tempo, andiamo subito, dai, senza cambi, tanto. Di Mauro, Pioli, Effenberg, Orlando. Ciccio Baiano, ancora Torino, Galli, pallone a Falcone, forza dai, almeno vincerla, no, 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 troppo alti, recupera grande Sergio, bravo, pallone a Paolo Poggi, Francescoli, Osio, bella, stop, mette in mezzo, Paolo Poggi lancia la rete, e poi Vieri la va a toccare, io non capisco, lasciala andare, no? Mannini, vabbè, Pioli, Daniele Fortunato su Cannasciari. Fiorentina che non ha interesse di forzare, ormai il campionato è finito. Non in avanti, attenzione, Fusi. Mamma mia, Carobi mette in mezzo Battistuta. Mamma mia. Andiamo Sergio, eh. Panna Luca Fusi. Niente da fare, niente da fare, niente da fare. Attenzione Baiano, mamma mia. Niente da fare.
Niente, questa partita finirà così, secondo me. Un gol veramente dettato dallo script. Solito discorso, palla sul palo e nei piedi dell'attaccante. Io non lo so. Quando prendi sti gol lì è sconvolgente giocare, veramente, ma anche nella Master. Di meno, succede adesso, però succede ancora. Fusi in avanti. Avanza Luca Fusi. Luca Fusi. Pallone a Bomboghieri, lo stop, il tiro e c'è il gol del gol. Un'iniezione di Fusi. Scila il cabomba. 2-1. Peccato quel pareggio nelle ultime 14 partite, perché sennò eravamo campioni, nonostante avessimo perso i due scontri diretti. Tensione, però. Attenzione. Dai. Via. Ancora Paolo Poggi. Tiene palla, non abbiamo fretta. Settantottesimo. E presumo che vincerà. Ce ne accorgeremo dai festeggiamenti. Vincerà lo scudetto, il secondo di questo campionato per il Milan. Ha ciccato la Coppa Italia. L'altra volta aveva fatto la coppiata. Quest'anno. Mamma mia. No, 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 questo è gol. Così ragazzi, così. Non devi sbagliare nessuna partita nel girone di ritorno per vincere lo scudetto. La Master è diversa, c'è sempre possibilità. Ciao. Finisce così. È un peccato perché quest'anno potevamo vincerlo tranquillamente. Anche perché vabbè, avessimo vinto, avete visto il Milan campione d'Italia, quindi insomma, vediamo anche la Juve. La Juve 0-0 con la Sampdoria, la Roma 1-1, Pescara. Niente. Allora, Milan 77, secondo scudetto,
consecutivo. Torino 75, Napoli 71, Roma 67, Pescara 64 insieme alla Juve che ha fatto un bel campionato, Inter 60, Fiorentina 58, via via tutte le altre. Retrocedono, se lo farò ancora, bisogna vedere, Udinese, Sassuolo e Chievo Verona. È così, finisce così anche questo secondo campionato. Faremo poi la Champions League solo delle italiane e poi non lo so se farò ancora un campionato, bisognerà vedere. Chiaro che questa classifica adesso me la devo salvare. Niente, comunque ai gironi di Champions vanno direttamente le prime 12 che sono Milan, Torino, Napoli, Roma, Pescara, Juventus, Inter, Fiorentina, Genoa, Parma, Lazio e Cagliari. Mentre Brescia, Sampdoria, Atalanta, Ancona, Spal, Udinese, Sassuolo e Chievo andranno allo spareggio insieme alle altre 8 della Serie B. Stagione completata, insomma, andiamo a salvare però, perché sennò poi è un casino, non ci si ricorda. Ok. Benissimo così. E andiamo a vederci la Serie B. Dovrebbe essere finita. Serie B, Foggia, Lecce, Ascoli. Foggia, Lecce, Ascoli. Foggia Lecce in Serie A, Ascoli Cremonese, Piacenza Reggiana, Padova e Livorno ai playoff. Le squadre che vanno in Champions League, se la farò, sono Foggia Lecce Ascoli, Cremonese, Piacenza Reggiana, Padova, Livorno, Frosinone, Bologna, Pisa e Perugia. Quindi Pisa in Champions League col Bologna. Mentre Perugia, Salernitana, Benevento, Entella, Venezia, Crotone, Empoli, Cosenza e Verona andranno a fare lo spareggio con le altre 8 della Serie A, le ultime 8. Quindi ho deciso di farlo così perché se mettevo solo le prime 4 direttamente avrei fatto tanti di quegli spareggi che non finivano più. Sarebbe stato veramente 2 turni di spareggi, sarebbe stato davvero un delirio, un delirio. Invece è giusto che chi ha conservato fino a più o meno la metà della classifica, è giusto che ci vada. Le altre 8 ho deciso di fare questo sistema qui. Faranno uno spareggio, quindi niente ragazzi. Playoff, vedete, vanno. Sale l'Ascoli in Serie A, Livorno rimane ancora in B, quindi viene 2-0, 1-3. Sì. No, forse va al Livorno. Forse va al Livorno. Vabbè, staremo a vedere. Coppa Italia, chi l'ha vinta? L'anno scorso il Milan. Quest'anno la vince la Lazio. La Supercoppa. L'anno scorso il Napoli. Quest'anno la Juve. Bene. Allora, ragazzi, io cosa dirvi? È stato un piacere. Si conclude qui questa seconda serie di questo campionato. Andiamo ancora a salvare una volta, per sicurezza. E niente, ci rivedremo poi se deciderò di fare questa benedetta Champions League. E niente, poi se farò logicamente un altro campionato lo andrò a rinominare con tutte le squadre. Andrò a spostare solo le 3 squadre e comincerò una nuova stagione, ma non lo so se lo farò. Grazie a tutti e ciao!